Allora, ciao a tutti i miei discepoli, ben ritrovati con la... Stai fermo. Con la rubrica Ti insulto il bonsai. Qui con me c'è Magagna, che ha appena fatto una cagata esagerata, quindi c'è anche... Vai. Una puzza di merda della Madonna in sta camera. Comunque... Ci vuole pazienza. Per partecipare a questo format, mandatemi il vostro video col vostro ciclamino, commentato, un minuto, massimo 2 minuti. Per quelli che mi stanno chiedendo quando pubblicherà il mio video, ragazzi, ho più di 80 video, ok? Un po' alla volta li faccio, il problema è che non ci sto capendo più niente, ok? Quindi con calma, pazienza, arriverà anche il vostro turno, ok? Anche voi sarete insultati dal Dio del bonsai. Iniziamo subito, auricolare. Non vedo l'ora. Uno, due, tre. Eccoci qui, anche Madonna, noi questa... potevamo conosco esimerci, questa. assolutamente no, nel Porca fare un troia. video per il nostro dio del bonsai, Questo è il ovviamente. mio acero, quello che Pianta usavo come comprata a copertina. Claudio. Eh già, che è Spara buono. poco, non sono proprio per nulla soddisfatto. Eh già. Ovviamente si ironizza. Cazzi lunghi, Porca boh, mai troia. visto una roba del genere? Un piede così c'ha sta Eh pianta, sì, grande così, poco come concime, poca acqua e questo è il me. Guarda risultato. lì, quando vi dico i Una bomba. tridenti, gli aceri, gli olmi. Anche questo, l'ha preso da me. Cipressino. Coltivate, seguite Claudio, ogni suo consiglio e avrete questo, verde, verde e getti ovunque. Ciao Claudio, in bocca al lupo. Tutto qui? Tutto sto ben di Dio, già finito così? Va bene, prossimo video, grazie mille ovviamente, questa è una bella recensione, ok? Grazie mille. Tra l'altro, quell'acero lì è una bomba, è veramente gigantesco. Era il mio preferito. Poi, ovviamente, quando si tratta di vendere le piante, se uno me le paga, io le do via subito, che okay? Non c'è nessun problema. L'altro mio cipressino, che è quello, una chicca esagerata. Da video non facendo da scena, ma dal vivo, mamma mia, che paura! Grazie mille, fantastico! Proprio risultati fantastici, veri dalla Madonna, sei un grande. Mi perdoni, ragazzi, fanno questo sulle piante perché ancora non l'ha capito. Prossimo video. 1, 2, 3. Ciao Claudio, Ciao. ciao discepoli di Claudio, buonasera a tutti. Allora, questo è il mio Grande. olmo, arrivato pochissimi giorni fa. Bello. E Bello molto. ti dico già, allora, non ho preso questa pianta da te, perché in realtà siamo lontani, tu non spedisci e stando io in Calabria è una cosa che mi viene un po' difficile. Nella macchina. Allora, questa è la mia pianta. Parto subito con le cose che mi piacciono. Allora, mi piace la corteccia, ha una corteccia secondo me veramente bella. Altra Sì, non è male, sì. cosa che mi piace è il piede. Non so se si nota, ma diciamo si estende fin qui. È Buono, buono, si estende. abbastanza ampio. Ora è un po' sporco perché ci ho già fatto un giro di Biodoped. Insieme a tutti gli altri due prodotti. Altra cosa che mi piace è Manca un ramo. sicuramente la dinamicità che c'ha il tronco. È una pianta alta circa 40 cm, quindi è diciamo proprio la grandezza che cercavo, che preferisco. È un po' da inclinare, Passando alle cose che non mi piacciono, il vaso è arrivato in questo vaso di circa 30 cm. E sinceramente trovo difficoltà in questo momento a gestirla perché sostanzialmente va continuamente innaffiata. Non arrivo a fine credo. giornata, quindi già domani penso di fare un falso rinvaso e di metterla in Bravo. un vaso più grande. Direi da un vaso da 40. Dimmi tu se 40 Sì, è una buona misura. assolutamente sì.
Altra cosa che non mi piace è che questa pianta è arrivata, beh, maggio inoltrato. Mi aspettavo, diciamo, una vegetazione su un po' Manca un così, ramo. cioè, più importante. L'hanno Nel senso, tagliato. mi aspettavo sostanzialmente di un pallone, ecco, un pallone di verde. Un po' come, non dico come le tue, però. Tagliato il secondo Comunque che ci ramo. si avvicinassero. Il ramo più importante ha tagliato. E niente, penso che questo possa essere dovuto al fatto sia al vaso, che magari non ha tantissimo, non ha spazio per le radici, e sia al fatto che ho chiesto al venditore, ecco, che prodotti utilizzasse, cioè quando era stata fatta l'ultima concimazione, e mi ha detto che l'aveva fatto un mese fa e che comunque la pianta sarebbe stata a posto per 6 mesi. Appena mi ha detto così, io sono partita a bomba con i tuoi prodotti, ecco. Quindi ho fatto un giro completo con Miracle e gli altri. Prossimo giro vorrei andare già con Anabolic. Molto bene, Emilio. Vorrei sapere invece tu cosa ne pensi, nel senso Anch'io. se è questo il problema per cui magari non ha tanta vegetazione su o meno. E poi, non so, credo manchi un ramo. Credo manchi un ramo in Sempre questa credo, zona, e lì l'hanno tagliato. magari più di profondità, non Ha so, dimmi tu. staccato, e lì. Non è che credo, c'era. Per il resto, gli dedicherò al riempimento, ecco. In ogni caso, aspetto i tuoi consigli, fammi sapere tu. Ho sforato, sono già 4 minuti, però Bravo, chiedi cioè, scusa. adesso è il momento di farti incazzare, credo, altrimenti non c'è gusto. Quindi come seconda pianta della mia collezione abbiamo un bel ciclamino qui, una zelcovina. In realtà io l'avevo preso con l'intento L'hai pagata questa? Bravo. di metterla sulla mia scrivania, però poi guardando i tuoi video, niente, mi hai fatto capire che all'interno non ci può stare, quindi ho fatto un falso rinvaso. Il tuo substrato specifico c'è già sotto, l'ho messo in un vaso molto più capiente. Niente, qui la Fa allungare i rami un sto po', facendo stare qua. andare, vediamo un po' cosa ne uscirà. Bene, sono quasi arrivato a 5 minuti, quindi vi saluto e aspetto i tuoi consigli, soprattutto per quanto riguarda l'olmo. Allora, molto semplicemente, questo olmo qui è una bella pianta, eh? È una bella pianta, manca quel ramo. Poco da fare, si vede, c'era prima, non so, magari durante il tragitto, il viaggio, qualche genialata di qualcuno, stacca, hanno fatto saltare. I rami bassi nelle latifoglie sono i più importanti, quindi quando vi viene in mente di tagliare qualche ramo basso, pensateci 250.000 volte, perché la risposta 9 volte su 10 è no, non tagliare, ok? Poi, per carità, questa è una pianta che ha un portamento femminile, sinuoso, alto, diciamo slanciato. Però manca un ramo, si vede proprio che lì ci deve essere. E c'era pure, ok? Tutto lì. Poi per quanto riguarda falso rinvaso, fallo al 100% perché in quel vasetto lì ti vegeta un terzo delle sue possibilità, c'è poco da fare, non viaggerà mai in quel vasetto. Essendo un olmo, è un olmo questo, penso di sì. Anch'io, il prossimo anno deve, espl cioè deve esplodere, deve diventare 7 volte quello che è adesso, ok? Potatura super stretta, prossimo anno, alla ripartenza io voglio vedere dei rami che escono fuori da tutte le parti, ok? C'è poco da fare. Quindi questo mi piace, bella. Per quanto riguarda invece il ciclamino, l'hai comprato, fa allungare bene i rami, fa allungare più che puoi quest'anno, così quando sarà spoglia, in inverno, li imposti, ok? Perché comunque sì, non è male, non è bruttissimo, cioè è una pianta del cazzo, per carità, io non l'avrei mai comprata, come non dovevi comprarla neanche tu. Visto che poi sai coltivare, è inutile star lì a giocare con altre cose. Però su quel ciclamino lì io farei una bella impostazione, perché c'è tutta quella dinamicità così, allora fai scendere un ramo, vai a continuare, ok? Detto questo, ultimo video, dai, guardiamone un altro e vediamo questo qua, dai. 1, 2, 3. Ciao Claudio, per la rubrica Ti insulto il bonsai, tre Vai. buoni motivi per farlo.
Va bene olivastro, questo, 200 euro, preso poco tempo fa. Lo buono, bello. sto coltivando con i tuoi prodotti. Diciamo Davanti è bello. E che dietro. adesso lo faccio sparare, poi dovrò capire un attimo cosa fare. Gli olivastri hanno sto problema Questa molto spesso, ve lo dico dopo. è la chioma. Anche questo è un po' da tirare su, da rinclinare. Anche la pianta prima era un po' da inclinare, verso quel primo ramo leggermente. Questo invece è da tirare su un pochettino. Secondo ciclamino di acero, anche qua non so cosa fare, Questo lo deve crescere, farò sparare, poi vedremo un attimo cosa fare. Ultimo, e su qua ho grossi consigli da chiederti. dai. Quante piante sei qua dentro? Quercia di sughero, questo coso non so cosa sia, lo toglierò l'anno prossimo che devo fare il rinvaso. Toglielo adesso. Staccalo. L'obiettivo mio sarebbe, guarda qua, una cazzo di lumaca. Ecco. Ti becca il WWF. Bella questa. Questa viene E fatta una bella bomba. cambiargli un attimo l'inclinazione. Le Esatto. cose sono due, o inclinarle in questo modo, sempre togliendo sta roba. Oppure Sì, poi, sì, lo puoi fare così, sì. andare totalmente dalla parte opposta e fare una specie di cassetta Bravo. E con quello fai scotta. l'apice. Via, parti pure con gli insulti. A te. Ma qui a dire il vero c'è poco da insultare. Anzi, l'olivastro è un bel materiale, però purtroppo c'ha, come tanti olivastri, c'ha quel problema che c'ha il piede a vela. Cioè, fa così, però girando la pianta, poi è un tubo, cioè è proprio è stretto, cioè non si sviluppa bene dietro. Quindi quello è un problemino che non si va a sistemare. Vedi, dietro è proprio mangiata la pianta, cioè, quindi lì sicuramente, no, sicuramente sì, o se metti un sasso o qualcosa per andare a compensare, non lo so, qualcosa dovrai inventarti, ok? Però dai, come ciocco per fare esperienza, anche per impostare, non mi dispiace, ne ho visti molto peggio. Ciclamino qui lasciamo perdere, deve crescere, deve allungare, c'è poco da fare anche qua. Poi per quanto riguarda la sughera, bello. Bella sughera quella lì. Devi decidere tu cosa fare. O la mandi su, puoi tenerla anche così come inclinazione volendo, potresti anche farla in questo modo. Però sì, se la inclini è ancora meglio. Più che altro sì, la inclini per evitare poi di avere dei pezzi che vanno di qua o di là ad angolo retto. Evitiamo sempre di avere questa forma, quindi o un po' così, o i pezzi che sono così, o un po' così, ok? Perché sennò gli angoli retti così sono veramente brutti. Quindi o la mandi su, fai una pianta un po' femminile slanciata, oppure la mandi giù, fai questo ramo che scende. Beh, io ce l'ho fissa, io ce l'ho fissa per queste piante compatte, basse, con sti rami che gli danno dinamicità, quindi ci può stare. Però essendo un materiale un po' sottilino, magari è meglio mandarla in alto. Però vedi tu, se vuoi accentuare quella curva lì, manda giù tutto, così quella curva poi diventa una proboscide, una specie di cascata che scende e ci può stare, ok? Quindi secondo me questi sono materiali validi per fare quello che stai facendo. Quindi complimenti, non posso insultarti. Sì, dai, ti insulto col ciclamino che non dice un cazzo, cioè tiela lì, ma vabbè. Poi ti insulto per il fatto che tieni 10 piante in un vaso, togli quella merda, che cazzo è? Dai, togli subito quel cazzo di bastone lì che mi ha dato le palle, che poi non ti permette neanche di guardare bene quello che c'è. Comunque vai bene, con cima bomba fa allungare, qui già puoi trovare un po' sulla sughera e individua l'apice, l'inclinazione e l'apice, poi il resto viene da sé secondo me, ok? Detto questo, grazie mille a tutti, bei video, non pensavo, belle piante, non pensavo, porca troia, ma i miei discepoli comunque, io pensavo di avere solo gente che coltiva robetta, invece dai, bene o male, due o tre materiali buoni li vedo sempre. Un saluto a tutti, per chi volesse partecipare, come ho già detto, manda il video su WhatsApp, video di 2 minuti, 3 minuti, 2 minuti, dai, 1 minuto, 2 minuti, dite qualcosa, spigliati. Questo mese c'è videocorso gratis, ieri abbiamo fatto la masterclass, ragazzi. Io ve lo dico, la masterclass, il pacchetto masterclass, tra un po' io lo chiudo, a giugno non c'è più perché ovviamente chi si iscrive
almeno c'ha quei 6 mesi per stare nel gruppo, perché dopo il prossimo anno ne faccio un altro pacchetto ancora, ok? Quindi iscrivetevi adesso se volete fare gli ultimi 6 mesi, poi il prossimo anno ci sarà un altro tipo di offerta, vedrò, ancora la devo sviluppare, ok? Però mi raccomando, per quelli che devono comprare i prodotti con 50 euro in più avete 8 videocorsi. È già solo quello, ragazzi, sono 8 videocorsi, un video di quelli vale 50 oppure 97 euro, quindi pensateci non poco, ok? In più avete il gruppo dove tutti i miei discepoli, i migliori, tra l'altro, vi rispondono, vi danno consigli, c'è gente molto in gamba quest'anno, devo dire la verità. Ogni tanto quando riesco ci sono anch'io che mi bestemmio addosso. E in più c'è anche l'open day, ieri abbiamo fatto l'open day, abbiamo lavorato delle piante. Insomma, hanno 3-4 piante che secondo me valevano poco o niente, però con la giusta inclinazione, giusta impostazione dei rami, 500 euro. Tac, così, secchi, da zero, 500 euro, ok? Vedete voi, lavorare le piante con una persona, cosa fare? Vi aumenta il valore della pianta in 3 secondi. Cioè, nel prossimo video corso gratis, claudiobonsai.com, se volete imparare a fare bonsai, se volete acquistare i miei prodotti, scrivetemi in privato, se non sapete cosa acquistare, così ve lo dico io, ok? Ciao a tutti.